Nell'introduzione del comunicato, come giusto che sia e come sempre la Chiesa ha fatto di fronte a tutti i casi di presunte apparizioni mariane, tenendo conto della sua prudenza secolare, sconsiglia i fedeli di partecipare a tali eventi. Questo non significa che i fedeli sono obbligati a non partecipare, ma è giusto che si dia questo consiglio fino a quando non ci sarà un pronunciamento definitivo. Pertanto chi partecipa all'incontro di preghiera non viola nessuna norma, è un consiglio. Basti pensare che le stesse indicazioni allo stesso modo furono pronunciate per gli avvenimenti di Medjugorje, sia da parte del primo vescovo che anche degli altri ex vescovi, degli altri vescovi dell'ex Jugoslavia, che sconsigliavano non solo ai fedeli di partecipare, ma persino ai sacerdoti di organizzare pellegrinaggi. Per circa 38 anni sono state vigenti queste indicazioni, ma allo stesso tempo sia i fedeli che i sacerdoti per tutti questi anni si sono recati in quel luogo a pregare, proprio perché sapevano di non violare nessuna norma, in quanto si consigliava e non obbligava. Solo nel maggio 2019 Papa Francesco ha autorizzato ufficialmente pellegrinaggi. Non dico che accada qua, ma è solo per rimarcare quello che è accaduto a Medjugorje. Dunque, chi liberatamente vuole venire in questo luogo a pregare e a recitare il rosario può farlo con tranquillità, perché non trasgredisce nessuna forma, norma. Tutti sanno che sia da parte mia che da parte di tutti i fedeli e sacerdoti che sono venuti in questo luogo a pregare, abbiamo sempre avuto una condotta discreta, prudente e rispettosa, e non abbiamo mai avuto nessun tipo di pretese, tantomeno abbiamo cercato pubblicità o attenzione dei media, ma abbiamo cercato di vivere una piena comunione ecclesiale. Tanto è vero che tutti coloro che sono venuti in questo luogo non solo hanno ricevuto frutti spirituali, ma si sono riaccostati ai sacramenti della Chiesa, iniziando a vivere una piena comunione all'interno delle loro parrocchie e ovviamente ai sacramenti. Il fatto che qui ci siamo sempre radunati in preghiera e abbiamo vissuto momenti di intensa spiritualità con centinaia di sacerdoti che in questi anni sono venuti a Trevignano non significa che abbiamo voluto dare l'impressione che la Chiesa avesse autenticato le apparizioni, ma sicuramente abbiamo voluto trasmettere la nostra profonda appartenenza alla Chiesa. Persino in uno degli incontri presieduti dal vescovo precedente, Monsignor Romano Rossi, che ringrazio e che è stato molto attenzionato, e dove si è detto che con esso avremmo voluto dare l'impressione che la Chiesa ci avesse riconosciuti, non è stata mai mia questa intenzione. Ma sicuramente con esso le persone avevano compreso che il nostro desiderio era solo quello di camminare con la Chiesa. Infine, chi ero io per dire al vescovo di non presiedere o di non partecipare? Era lui il pastore della chiesa locale. Se lo avessi fatto, gli avrebbero detto che volevo porti al di sopra della chiesa. Permettetemi anche di ringraziare i sacerdoti che liberamente e senza nessun invito hanno sentito in questi anni nel loro cuore sacerdotale il desiderio e la gioia di partecipare a questo incontro, dove hanno dispensato con amore il sacramento della misericordia di Dio. Oggi non ci sono perché purtroppo hanno avuto, diciamo che sono obbedienti ai propri vescovi, diciamo così. Basti pensare che nel mese, qualche mese precedente a questo e all'attenzione mediatica, dove erano presenti oltre 1000 pellegrini, una decina di loro erano dislocati in questo campo per accogliere le confessioni alle quali si sono accostati centinaia di fedeli
e hanno confessato anche per 5 o 6 ore. Oggi purtroppo tanti di loro che ci sono vicini e hanno assistito ai frutti di questo luogo non vengono perché non intendono entrare nel vortice mediatico e non creare nessun tipo di pretesto nei loro confronti. Bisogna però precisare che ai sacerdoti è stato chiesto solo di astenersi dall'esprimersi pubblicamente la loro opinione personale sul fenomeno, sia essa positiva o negativa. Ma questo vale per tutti i sacerdoti e non solo per quelli della nostra diocesi. Infine, i fedeli che sono venuti sempre in questo luogo hanno ricercato e avvertito nelle loro anime una costante presenza in modo particolare della Madre di Dio, che come Madre della Chiesa e Madre nostra ci ha sempre invitati a vivere alla luce del Vangelo, in piena comunione con la Chiesa e a nutrirci della grazia di Dio che ci viene elargita attraverso i Suoi sacramenti. A tutti voi io dico grazie e che Dio e la Vergine Maria ci benedicano. Pregate per noi. E ora iniziamo, come sempre, lo spogliatoio.